Oggi pizza in teglia fatta in casa. Inizio a mettere nel boccale del bimbi l'acqua, il lievito, l'olio d'oliva e il sale. Do una frullata e poi aggiungo le due farine. Impasto quindi a velocità 3 per 3 minuti. Metto poi l'impasto su un piano infarinato e lo lavoro a mano in questo modo per un paio di minuti. Dopodiché lo chiudo in una ciotola con pellicola e lo lascio lievitare almeno per 5 ore. Quando è pronto, prendo l'impasto e lo stendo nella teglia da forno, un po' unta con olio. Questo passaggio ovviamente ognuno lo fa a modo suo e io, non essendo pizzaiola, riesco a stenderlo così. A questo punto condisco la passata di pomodoro. Ci metto il sale, l'origano e l'olio d'oliva. Verso quindi la passata di pomodoro sull'impasto nella teglia e la spalmo bene. Inforno tutto a 220 gradi per un paio di minuti. Quando è cotta la pizza, ci metto la provola tritata sopra per farla sciogliere. Infine, una spolverata di origano e un filo d'olio d'oliva sopra. Ed eccola pronta, la mia pizza in teglia. Se ti è piaciuta, seguimi per altre ricette.